Villaggio di San Salvatore, che è una frazione del comune di Manfredonia. In tanti vivono qui in questo bellissimo villaggio. Ci sono delle casine molto, ma molto caratteristiche. Si può godere della frescura durante l'estate ed inverno, ovviamente il clima è freddo, nevica. È un villaggio nel quale vi sono tanti manfredoniani e non solo che si sono trasferiti a vivere qui. Questo è un bellissimo albero di noci, direi secolare. E poi vi sono tante casine molto ma molto caratteristiche. E la occupazione principale è chiaramente è la pastorizia, oltre all'agricoltura. Molto caratteristico questo villaggio, molto frequentato durante l'estate dai turisti che giungono a Manfredonia e poi vengono a fare una visita a San Salvatore. In fondo ovviamente è possibile scorgere le mucche all'interno chiaramente delle stalle. San Salvatore ha goduto anche di una espansione edilizia, sono state costruite delle villette stupende negli anni 2002-2003 in avanti e quindi in tanti hanno deciso di investire in questa bellissima località dove si respira aria salubre, trasferendoci alcuni a vivere anche tutto l'anno, alcuni soltanto durante i mesi estivi, per godere della pace di questo bellissimo borgo. Io lo definirei un borgo, quindi facente parte del comune di Manfredonia. Ecco, dicevo, l'attività prevalente di questo borgo, di questo villaggio San Salvatore, è la pastorizia. Tantissime le mucche presenti nell'anagrafe di questo villaggio. Almeno un centinaio, forse più, in questo ricovero, mucche che vengono portate al pascolo quando è possibile durante l'estate, d'inverno invece vengono rinfocillate nelle stalle e poi si produce tantissimo latte da cui poi vengono prodotti i famosi prodotti caseari, la mozzarella, la burrata e tanti altri prodotti qui a San Salvatore che sono veramente deliziosi da mangiare. E quindi questa è l'attività prevalente in questo borgo. Siamo qui con Giovanni Aspro e abita permanentemente qui a San Salvatore, maestro cartapestaio da 40 anni, anche poeta. Allora, Giovanni, spiegaci perché hai deciso di lasciare Manfredonia per vivere tutto l'anno qui a San Salvatore. Certo che Manfredonia è il mio paese nativo, non posso mai dimenticare. Però avevo questo hobby di venire qui alla montagna. Sono vissuto qui parecchi anni, 20 anni in una casa d'affitto e poi nello stesso tempo abbiamo avuto questa occasione di comprarla. E io vivo qui da circa 15 anni e posso dire che questo posto è ancora incontaminato. La natura fa la sua parte e noi veniamo qui a fare tutto ciò che si può avverare. Abbiamo funghi, abbiamo erbe aromatiche, prelibatezze e qui si vive, c'è una cooperativa che fa fronte a tutta la montagna, sono tutti soci che danno il latte e fanno dei buonissimi prodotti tipici della montagna, caciocavalli e cominciando da tutto ciò che fa parte dei latticini. Quindi c'è un po' di tutto in questa piccola frazione, diciamo che adesso è un po' popolata, ma ancora ha molte cose da scoprire. Infatti parecchia gente non conosce questo posto, e in effetti ho avuto occasione di incontrare qualcuno di fuori, di Foggia o altro. Erano rimasti meravigliati dal posto, anche diciamo, delle palazzine come sono state fatte. Quindi, difatti, qui il costruttore non altro che ha nominato i trulli del Gargano, come quelli che ci sono ad Alberobello. Quindi è particolare sia il posto, sia la gente, ospitale, c'è tutto. C'è anche un buon clima, Giovanni. Ottimo clima, l'estate qui è un far fronte di gente che viene da Manfredonia che scappa per il caldo e viene qui a consolarsi questo bel freschino che abbiamo fino alla notte fonda, persone che camminano sotto e sopra. Quindi abbiamo una grande pizzeria qui del nostro amico Stefano, ha delle prelibatezze del posto.
come assaporarli, sono squisiti. Abbiamo un po' di tutto, guarda, veramente io sono affascinato. Giovanni, vogliamo concludere con un invito a visitare questo bellissimo borgo, io lo definisco borgo. Sì, è questo piccolo borgo, è situato a 10 km da Manfredonia. Non tutti sanno che esiste questo piccolo borgo e io invito la gente a venire qui non solo a prendere aria, ma ad assaporare le prelibatezze del posto, che sono buone, squisite e fanno gola a chiunque viene qui. La vecchia gente difatti è rimasta meravigliata e torna tutti gli anni, tutti gli anni. E dopo aver mangiato i prodotti tipici di San Salvatore, assaporato una buonissima pizza, non può mancare il belvedere con una splendida immagine di Manfredonia e del Golfo di Manfredonia by night. Un saluto a tutti da Antonio Castriotta e Manfredonia TV e visitate San Salvatore.